boxe all'autodromo di Vallelunga con la Golf R. Ci portiamo subito in posizionamento sulla sinistra per affrontare il curvone in quinta marcia. Cerchiamo sempre di essere molto più gentili possibili nella parte veloce, lo sguardo chiaramente più lontano possibile. Usiamo la sesta per l'uscita, lasciamo scorrere la macchina un po' sulla destra per portarci immediatamente però sulla sinistra e frenare a ruote diritte. Scaliamo in terza marcia, andiamo a cercare subito la parte destra del cordolo, ci riportiamo verso l'esterno, sempre in terza, iniziando ad accelerare, mettendo la quarta nel momento che raggiungiamo il cordolo. Ci portiamo nel rettilineo, quinta, sesta, intorno ai 100 metri iniziamo a frenare e torniamo in terza. Questa è una curva che va ritardata, quindi chiudiamo nella seconda parte, cioè ci avviciniamo al cordolo in questa fase, sempre con lo sguardo alto iniziamo a accelerare. Sempre in terza, teniamo la quarta fino al tornante, questa invece è un tornante di seconda, quindi ne scaliamo due. Anche qui ci appoggiamo al cordolo e mettiamo giù tutto quanto. Qui sentiamo l'aiuto delle quattro ruote motrici che in trazione ci aiutano bene, senza pattinare. Curva del semaforo. Qui entriamo dalla parte, tra virgolette, sbagliata, quindi interno, perché la curva ci porta in questa direzione. Rimaniamo per molto tempo sulla destra, in terza marcia, e usciamo. Ci facciamo portare al tornantino. Tornantino seconda anche qua. Larghissimi, chiudiamo tanto il volante per essere più dritti poi per l'uscita, mettiamo giù l'acceleratore, tutta seconda, terza, ci portiamo alla prima variante, non sfruttiamo l'uscita della prima parte per essere poi chiaramente più rapidi in questa fase. Mettiamo la quarta, ci avviciniamo alla Roma, freniamo ruote dritte, però lasciamo scorrere in questa fase la curva perché non possiamo andare sull'acceleratore immediatamente. Terza marcia per questa, mettiamo giù e anche qua sfruttiamo tutta l'uscita. Quarta, quinta, rimaniamo stretti in questa fase qua, rimaniamo in quinta anche se siamo a 5.000 giri, cerchiamo di sfruttare bene la pista anche internamente, mettiamo giù tutto. Sesta in uscita come prima, siamo già ai 180 all'ora, freniamo bene, la macchina non ha nessun problema se noi freniamo con le ruote dritte e ritorniamo in terza. I cimini mettiamo giù come prima e quarta sempre nel momento che raggiungiamo il cordolo. Cerchiamo sempre di sfruttare tutta la carreggiata che abbiamo senza tirare nel volante. Possiamo ottenere benissimo la quinta, siamo già ai 180 ancora, ritardiamo, chiudiamo la curva nella seconda parte e mettiamo giù sempre in progressione. Qui le quattro ruote motrici si sentono in queste curve lunghe, anche il cambio chiaramente sul volante è molto più facile tenere sempre la posizione delle mani in maniera perfetta. Vedete questa curva che ci porta sulla destra e non possiamo cambiare troppo direzione, conviene rimanere in questa fase. Terza, tanto tempo diciamo in stand by senza andare troppo sull'acceleratore, altrimenti la macchina potrebbe sottosterzare. Freniamo sempre sfruttando tutta la carreggiata. Ritardiamo e stringiamo al massimo che possiamo per riuscire a mettere giù in una maniera più rettilinea possibile. Rallentamento per questa variante, come dicevo prima, non sfruttiamo la prima parte perché a noi interessa essere veloce in questa uscita. Roma in terza, sempre scalare e frenare prima dell'inserimento. Quando inserisco la macchina dovremmo aver già fatto tutti i lavori grossi, fra virgolette. E questo è un giro di Vallelunga con la Golf R.